8:47, intanto l'azzurro entra in gara. È già entrato in gara. Questo non è, ma ha un altro nullo. È il secondo nullo per Fabrizio. Vediamo di quanto il nullo. No, no, è questo il nullo. Non questo. È il secondo. Era leggermente indifferita. Era molto sotto, ha proprio tagliato gli ultimi quattro appoggi. Peccato, perché l'ho visto sempre casualmente negli stacchi di prova. Poi prosegue. Sicuramente pericoli, gli ha detto di andare indietro di almeno un piede, perché anche lui era molto sotto. Un posto fra gli otto vale il 16:65. È molto meglio l'entrata, speriamo. Fido sulla chiusura, potrebbe essere su quei risultati. 16:65 di Dongbin, a quel punto Dimitri Ostziamis 16:66. Pong? Sì, meglio, però vedete l'atterraggio dall'Oppal è anche troppo basso indietro l'arretrato e quindi frena un po' la velocità orizzontale. 16:61, gli mancano 4 centimetri per un posto fra gli otto. Ormai non c'è più. Peccato, perché l'avevo visto molto bene nel riscaldamento. È ancora un salto, eh. Insperato, terzo posto. E qui c'è Fabrizio Schembri, asse di battuta buona, e arriva questo oltre il limite di qualificazione. La grafica dice anche in maniera troppo generosa. Roberto Pericoli, che non è ancora convinto che possa avercela fatta per essere negli otto. Ottavo posto a 16:73 da fare. Hop, step, jump, vediamo se arriva la misura. Eccola, quel centimetro. Ponchio, una medaglia, terzo posto anche per Johan Tronje. Sudafrica 3:36:83, Nixon Chepseba 3:36:87, Homiyu Tesfaye, Germania, bravo, al quinto posto 3:37:03. Nullo questo suo salto. Allora sesto Silas Kiplagat, Kenya 3:37:11, McConnell Gebremedin 3:37:21, ottavo Henrik Ingebrigtsen. Stavolta non ha interpretato fino in fondo bene questa gara. Ponchio su Schembri? Ma sì, sembra vista la scritta. Fabrizio Schembri. Facciamolo divertire, vediamo se è vero. Niente di speciale questo quarto salto di Fabrizio. No, è chiuso, Schembri. È troppo chiuso, ha le anche arretrate, non fa fatica a farle scorrere, evidentemente. Eccolo lì, si vede benissimo all'uscita dall'op, eccolo là, si vede che chiude le anche e va indietro con, avanti con il busto e indietro con le anche. La sua smorfia ha detto molto. Esatto, sono dei falsi. 20 anni, tradizione cubana, l'anno passato campione del mondo junior. Fabrizio Schembri di Rovellasca, cresciuto nella atletica di quel paese e in quel campo dove atleti di buon livello. Nullo, sì. Forse si è accontentato comunque di un buon ottavo posto, dal che l'applauso di Roberto Pericoli, allenato da Flavio Alberio. Qui i Pericoli a farne le veci in nazionale. Se, come dite voi, il terzo dribblista italiano arriva ottavo al mondo, non siamo messi male nella specialità. Assolutamente.